Oggi parleremo della coesione territoriale, ossia le comunità che rappresentano la coesione territoriale, ossia la personalità giuridica, la rete tra coesioni e il canale web TV. Sono presenti, come potete vedere, presso la sala giunta del Comune di Alessandria, il sindaco della città Gianfranco Puttica di Revigliasco, il segretario generale della città di Alessandria, la dottoressa Francesca Ganci, il consigliere comunale e promotore del progetto della coesione territoriale Gianni Ravazzi, il vicepresidente della Regione Piemonte, grazie mille della sua presenza, Fabio Parosso, il presidente della provincia di Alessandria, che in questo momento sta arrivando, verrà in presenza ma sta arrivando, il presidente della provincia di Asti, Paolo Franco, il sindaco della città di Asti, Maurizio Rasero, che anche lui sarà presente al dopo, il sindaco di Castagnano delle Danze, Paolo Mancuso, grazie sindaco, il sindaco della città di Casale, Federico Rivolmi, che anche lui è un attimo in ritardo ma arriverà in presenza, al posto del sindaco di Trioca, Marco Perosino, ci dà il benvenuto il sindaco di Guarene e Simone Manzoni. Grazie mille per la sua presenza. La rappresentante di Atena TV di Leo Sertuzzi, Barbara Ansaldo, e il suo staff, grazie mille, e il rappresentante del Comitato Coesione Territoriale, Luca Riva e Alessandro Gnocchi. Grazie mille. Io per iniziare darei la parola al sindaco della città di Alessandria, Gianfranco Puttica di Revigliasco. Grazie sindaco. Grazie, tolgo per parlare la maschera perché già, come dicevo prima, si capisce poco quando parlo, se poi parlo ancora con la maschera siamo a posto, non si capisce più nulla. Anch'io innanzitutto vorrei salutare tutti i presenti in presenza, scusate la cacofonia, e presenti attraverso la tecnologia. Darvi il benvenuto, sono onorato che siate qua, permettetemi di sottolineare il piacere di poter ospitare in questa sede il vicepresidente della Regione Piemonte, il presidente della provincia di Asti e tutti coloro che arriveranno. Cosa posso dire? Innanzitutto, questo sottolinea come la nostra comunità, la comunità alessandrina, gradatamente sta, come dire, salendo una scala con la quale si presenta, si rapporta, si relaziona con sistemi che vanno al di là dei ristretti confini locali, ma è una necessità che abbiamo tutti, occorre in qualche modo realizzare rete e sistema, e quindi tutte le volte che soggetti importanti, persone che hanno, come dire, ruoli istituzionali di rilievo sono qui ad Alessandria, mi fa piacere perché è un segnale di soggetti che si vogliono parlare insieme, e questo è il primo atto. Certo, oggi parliamo di coesione territoriale, noi abbiamo una certa esperienza, siamo partiti con questo progetto, con questa strategia, gradualmente ma con molta determinazione. C'è stato un percorso che ha visto un rapporto specifico con la Regione Piemonte, con un protocollo, con un avallo da parte della Regione come strategia sperimentale, non so come dire, come primo modello, ma ovviamente non potevamo fermarci lì. Ma mi fa piacere che il tema della coesione territoriale sia un modello che oggi come oggi venga ad investire l'attenzione e l'interesse da parte di altre realtà territoriali della nostra regione, quantomeno di un'area, abbastanza prossima. Questo ritengo che sia forse il più grande successo di quest'idea, al di là dei progetti che riguardano quest'area e questa coesione. Il fatto che
sia diventato un modello, questo grazie anche all'attenzione che la Regione ha, come dire, posto nei confronti della, della coesione territoriale, beh, è diventato un modello da seguire, un modello che in qualche modo fa sì, permettetemi questa osservazione, di poter pensare una programmazione territoriale che non parte da imposizioni dall'alto, ma in realtà parte dalle istanze che si muovono sul territorio, ma che devono seguire una certa griglia di priorità, di, come dire, di orientamento, e soprattutto dotarsi di una strategia di sviluppo in sintonia con quelli che oggi sono, come dire, le esigenze più importanti che si presentano non solo da Alessandria ma nell'intero nostro paese, oserei dire anche nell'intero contesto europeo. Ecco, questo è un po', come posso dirvi, la cornice all'interno della quale oggi ci sentivamo di fare questa chiacchierata, poi altri meglio di me spiegheranno i vari punti. Permettetemi solo di sottolineare come da una parte sia importantissima l'obiettivo di raggiungere una personalità giuridica, perché dà ancora più voce e responsabilità all'organizzazione delle coesioni stesse. E quando dico responsabilità vuol dire proprio quella di non chiudersi dentro a una cassaforte, ma al contrario la responsabilità di essere così bravi di dialogare con le altre coesioni e trovare elementi utili per uno sviluppo di un territorio vasto. Ecco, questo sarà il grande lavoro che dovremmo fare. Alessandria, e io parlo a nome della comunità di Alessandria, non sto a citare perché sono presenti tutti coloro che poi materialmente ci lavorano, ha da piena disponibilità a questo, per questo tipo di percorso. Nel frattempo, venite avanti, chiedo scusa, saluto. Ciao. Bene, allora io concludo, intanto saluto i graditi ospiti che sono arrivati, il Presidente della Provincia di Alessandria, il Sindaco di Asti e il Sindaco di Casale, e risottolineo come questa personalità giuridica sia un segnale importante che conferisce ancora più un grado di responsabilità alla coesione, responsabilità per quello che capita all'interno della coesione, ma responsabilità soprattutto in quello che deve essere un dialogo con altre coesioni. Io credo che il Piemonte, in questo caso, permettetemi un discorso di carattere regionale, ma che sicuramente poi il vicepresidente Carozzo saprà affrontare meglio di me, in questo settore specifico, in questa avventura, sta facendo scuola sul territorio nazionale, tant'è che mi risulta che ci siano, come dire, anche altre regioni che cominciano a nasare, scusate il termine, questa opportunità e cominciano a muoversi. Ora, che il nostro Piemonte sia un modello, così come Alessandria lo è stato, la coesione di Alessandria per altre coesioni, a me fa molto piacere, è un sintomo di crescita, è un sintomo di, come dire, che denota delle capacità che ha il nostro territorio di saper lavorare in un certo modo, ma ripeto, soprattutto se siamo in grado di superare i famosi recintini e cominciamo a fare un dialogo razionale, costruttivo, tra realtà diverse, perché facciamo parte tutti di uno stesso territorio. In questo senso credo che vada anche interpretato, e concludo,
il tema del canale web TV delle coesioni del Piemonte, perché possiamo vederci, possiamo parlarci, possiamo telefonarci tra coesioni, tra sindaci, tra addetti ai lavori, ma credo che uno strumento attraverso il quale ci possa essere un dialogo e un aggiornamento continuo su quello che capita nelle coesioni, ritengo che sia uno strumento strategico non indifferente e anche in qualche modo, permettetemi, una degna, dignitosa vetrina dello sforzo che il nostro territorio, ribadisco, non solo Sana, ma anche le altre coesioni che stanno nascendo, uno sforzo che questo territorio sta, come dire, mettendo in campo per raggiungere determinati risultati e quindi poter essere alla pari altri territori di questo nostro bel paese che si sono mossi in un certo modo e hanno raggiunto dei risultati bene. Noi stiamo scegliendo questa via per riuscire a essere in sintonia con i tempi e raggiungere i risultati di una dignitosa crescita economica, sociale della nostra realtà, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto dell'economia circolare, insomma è una bella sfida, una bella sfida, e sono molto felice di poter essere qui e di poter collaborare ed essere parte attiva e integrante di questa sfida che la nostra regione si pone come obiettivo. Grazie mille signor Sindaco. Io lascerei la parola al vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. Grazie mille, Presidente. Grazie a voi, grazie Sindaco della tua ospitalità. Mi è piaciuto quando hai detto una bella chiacchierata. Ecco, questo è molto importante, cioè confrontarsi e cercare di capire cosa fare per il nostro territorio. Partendo appunto dalla coesione territoriale, un argomento molto sentito in questo momento al Sud Piemonte, che come giustamente ha detto il Sindaco, sta alzando le antenne non solo in Piemonte, ma così si vedono. Ok, non solo in Piemonte, ma in altre regioni d'Italia, proprio perché il fatto di parlare di temi comuni, di prospettiva e di organizzare quello che potrà essere, diciamo così, tutta un'area omogenea è molto molto importante. La Regione crede che sia il passo giusto, sia l'approccio giusto per i territori come i nostri che hanno il fiume Tano, hanno le Langhe, le Monferrato e Roero, hanno le nostre vigne, hanno un territorio che è molto molto simile e deve essere per forza di cose considerato unico. Quando andiamo a parlare chiaramente di fondi europei, di accessibilità ai crediti, alla possibilità di progettare e finanziare, siamo obbligati a pensare di farlo in grande, non possiamo più pensare che alcuni comuni piccoli, come ci sono in Piemonte tanti di 200, 300, 500 mila abitanti, non sarà mai possibile accedere a fondi particolari. Quindi la coesione trova veramente lo spazio per poter essere realizzata. Oggi giustamente la chiacchierata deve essere fatta per ingrandirla, per strutturare questa organizzazione, ed è grazie all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Molinari che impegna il governo, diciamo così, a riconoscere queste coesioni come forma giuridica. Perché? Perché se è vero che oggi alcuni comuni capofila possono gestire alcuni progetti, però è ben difficile che ci possa essere una governance, perché non c'è proprio la parte tecnica, non ci sono le persone. Quindi credo che sia necessario trovare la soluzione, qui bisogna parlarsi, capire quali sono i metodi per arrivare a strutturare queste coesioni, così che possono essere loro stesse in grado di parlare con il governo o con la comunità europea per accedere direttamente ai fondi. Questo è quindi il prossimo passo che bisogna fare, bisogna farlo tutti insieme, per poter progettare, come ho detto, un territorio che ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di ricevere turisti sempre di più, di dare servizi, quindi è molto importante lavorare insieme. Giustamente, come diceva il Sindaco, toccando i punti che sono all'ordine del giorno, la rete tra coesione quindi è fondamentale. Io credo che la possibilità, perlomeno di quello che abbiamo parlato con gli uffici regionali, di avere una governance dovrà essere strutturata. Io posso immaginare che una volta che le coesioni sono, diciamo, organizzate, ci sia una governance in genere che magari i presidenti di quelle coesioni possano sedersi intorno a un tavolo, avere un direttivo, una segreteria che possa poi, diciamo, presentare i progetti di queste aree, singoli, tutti insieme, e vedremo un attimino come poterlo fare. Ma è indubbio, parlavamo anche con i promotori
di questo progetto, che è indubbio che serve chiaramente anche la parte tecnica, perché la regione può arrivare fino a un certo punto, le province dovranno essere chiamate a fare un'altra, diciamo così, anche squadra di questo, in questo gruppo, e poi naturalmente servirà la regione. Questa è la cosa che mi sento di poter dire, quindi invito tutti, diciamo così, a un confronto importante, trovare sinergia, per noi è fondamentale, la regione ha degli uffici che sono chiaramente a disposizione, ma anche per la regione è un argomento nuovo. Quindi dobbiamo capire come tutti devono essere inseriti in questi progetti. Sempre di più, come dicevo, si potrà accedere a dei fondi europei e anche quelli del recovery, proprio perché le aree si muovono insieme. È difficile pensare di immaginare alcuni comuni piccoli che hanno problemi però, diciamo così, importanti, possano arrivare ad accedere a dei fondi europei. Non sanno neanche come muoversi, non hanno neanche idea di come progettarli e differenziarli. Allora è qui che la coesione entra veramente nel suo spirito, cioè trovare sintesi, perché abbiamo visto che nella raccolta dei progetti sono stati centinaia e migliaia, perché tutti i sindaci hanno inserito, un po' come quando abbiamo fatto la regione, ha richiesto, diciamo così, per il recovery, di capire cosa il territorio avesse bisogno, sono arrivati centinaia di richieste. È naturale che non potremo pensare che la coesione, neanche la regione, andrà a finanziare la via, la piazza, la ristrutturazione di un piccolo edificio. Però se tutti insieme abbiamo necessità di fare le piste ciclabili, le fognature, delle reti infrastrutturali o tutte le scuole o tutti i progetti nuovi che arriveranno, prima parlavamo con il sindaco di un progetto importante che lega tutti i nostri territori al fiume Tanaro, Tanaro come bacino ma anche periferia del Tanaro, cioè si allarga i suoi affluenti. Ecco, questo è il tema che dobbiamo affrontare. Allora sono convinto che un grande sforzo vada fatto, ma l'importante è rimanere tutti insieme, cioè coordinarsi. Guardate, mai come adesso il Sud Piemonte sta avendo un'opportunità unica, quella veramente di un confronto e di trovare delle soluzioni che possono spingere i nostri territori a una grande crescita. Sappiamo che l'Alessandrino è toccato nei prossimi anni dalla, diciamo, dei vantaggi che potrebbe portare il Terzo Valico, così come il Casalese e l'Astigiano, perché tutta la logistica arriverà, però bisognerà anche creare altre infrastrutture, perché se è vero che arriveranno dei centri logistici, però poi magari serviranno nuove, diciamo così, idee per poter far fermare la gente nei nostri territori. È fondamentale, perché non arriva una grande azienda con 1000 dipendenti e poi non hai le scuole, non hai le case, non hai le fogne, non hai la rete wifi. Quindi sarà molto importante lavorare su questo territorio. E poi non dimentichiamoci il turismo. Turismo che nel nostro territorio sta arrivando con una grande affluenza, a parte l'anno 2020 per il Covid, però sta arrivando con una grande affluenza, ma ha bisogno di servizi, ha bisogno di avere qualche cosa sempre in più. Prima parlavamo dei castelli della Valle Tanaro, è un altro argomento molto importante che secondo me è importante, sarà importante nei prossimi anni affrontare nel modo giusto, con uno spirito, diciamo così, collegiale che abbraccerà il castello dalla provincia di Cuneo fino all'ultimo dell'Alessandrino. Lo sento di dirlo perché se noi arriviamo nel nostro territorio, parliamo solo sempre di vino, di enogastronomia, siamo un po' fermi. È vero che nella gastronomia la facciamo da padroni di tutto il mondo, è vero che nel vino diciamo sicuramente anche la nostra, ma legare la cultura del nostro territorio, ai nostri castelli, ai nostri uomini, alle nostre donne, probabilmente sarà quello l'oggetto più importante. Quindi la coesione qui può fare veramente la differenza. Sono molto contento anche che ci sia oggi, diciamo così, un canale web TV per le coesioni, perché bisogna comunicare. Oggi la grande difficoltà che abbiamo tutti, i piccoli comuni come la regione, come il governo, è la comunicazione. Non riusciamo mai ad arrivare in tutte le case e a tutte le persone. Quindi più siamo in grado di affrontare questa, diciamo, comunicazione moderna, attuale, e di far capire il grande sforzo che fanno tutti gli amministratori, meglio è, e diciamo, è più partecipata anche al progetto. Questo è quello che io mi auguro possa succedere. Adesso chiaramente anch'io lascio parlare gli altri presidenti e soprattutto gli addetti ai lavori per poter capire cosa possiamo fare noi come regione. Vi assicuro che crediamo tantissimo in questo progetto e cercheremo di dare il nostro contributo. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Io lascerei la parola al presidente della provincia della città di Alessandria, Gianfranco Balbi, per un intervento. Grazie. Grazie a tutti per l'invito, complimenti per questo momento di incontro, come diceva prima il vicepresidente Carosso, sicuramente importante. Mi scuso per il ritardo, ma avevamo una riunione che riguardava sempre questo argomento a Casale, quindi poi devo dire che mi complimento per incontro con il Comune di Alessandria e i comuni della zona per questo primo piano di coesione territoriale. Da parte della provincia abbiamo già fatto un percorso simile in cui abbiamo cercato di
coinvolgere i vari amministratori locali, quindi i nostri sindaci della provincia e alcuni anche in lavoro, diciamo, di simbiosi con la provincia di Asti, per andare a formare delle zone coese di territorio, quindi un numero di sindaci importanti per degli sviluppi territoriali che riguardano sicuramente il turismo, riguardano la logistica e riguardano anche la sostenibilità ambientale. Quindi questi progetti stanno andando avanti, devo dire che comunque avere il riconoscimento da parte della regione, che, e quindi va un merito anche alla regione di aver capito che questo è un progetto interessantissimo che può essere sviluppato e quindi può essere un po' da cabina di regia per quanto riguarda tutte le altre regioni. Una volta tanto che il nostro Piemonte sia all'avanguardia in questo tipo di realizzazioni, non può che farci estremamente piacere. Come provincia di Sande siamo completamente a disposizione, penso insieme a Vigia di Asti, che poi parlerà dopo, e con Lanfranco c'è sempre un rapporto schietto e solidale per quanto riguarda la programmazione del territorio, siamo a disposizione, noi abbiamo avanti questi due progetti, ne abbiamo già parlato con la Regione Piemonte, andranno avanti, quindi poi quello che ha detto giustamente il sindaco di Alessandria, che poi questi progetti devono parlarsi tra di loro, perché la provincia di Alessandria è vasta, abbiamo 188 comuni, la provincia di Asti è altrettanto ricca di comuni, perché io reputo che i comuni siano una ricchezza e non un problema, però dobbiamo farli parlare assieme, levare un po' di campanilismi e creare dei progetti comuni e condivisi. Quindi da parte mia un grazie per questo momento di incontro e siamo disponibili a lavorare tutti assieme, insieme sicuramente sotto la capofila della Regione Piemonte, per fare un po' di intermediario con quello che è la Regione, con i sindaci del territorio. Quindi da parte mia un plauso a tutti e continuiamo così, perché sicuramente c'è la possibilità di sviluppare i nostri territori. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Io lascerei la parola adesso al Presidente della provincia di Asti, Paolo Lanfranco. Prego. Presidente. Grazie. Mi scuserete se sarò sintetico nei ringraziamenti, nei saluti. Mi limito a salutare e ringraziare per aver favorito questo incontro della luce da parte pubblica. È sicuramente un onore e un piacere trovarsi ad Alessandria, nella sede del Comune, con il collega Gianfranco Baldi, molti sindaci dell'Alessandrino e del Cunese, a fare dei ragionamenti condivisi per le ragioni che sono già state illustrate e che faccio mie. Ecco, non ritorno su concetti che credo nessuno di noi negli anni ormai non ha maturato profondamente. Essere sindaci oggi in un comune piccolo, piccolissimo o una grande città impone comunque di confrontarsi col mondo che c'è intorno e di collaborare col mondo che c'è intorno. I confini comunali, ma neanche i confini provinciali oggi non sono più un ostacolo. E qui siamo in una sala, me lo faceva notare con le sue capacità, ecco io non sarò altrettanto bravo il sindaco, in una sala che ben rappresenta lo spirito della coesione come condizione per affrontare le sfide importanti. Lo dico a chi è collegato da remoto, c'è un quadro che rappresenta il fiume, la vita sul fiume, ma ci sono gli stemmi delle città del nord Italia, c'è un riferimento fin dall'antichità e oggi è ancora più valido questo concetto a delle battaglie combattute insieme come condizione per vincerle. Davanti alle sfide del 2020, ormai 2021, è impensabile non procedere insieme. Il riferimento al Tanaro in questo è altrettanto significativo. Noi astigiani ci dividevamo tra chi era da sì da Tane e da là da Tane. Queste robe qui non stanno più in piedi. Cioè, raccontare dei campanilismi come difesa del proprio piccolo orticello, della piccola, non è più all'ordine del giorno. Ma c'è un problema, che è la capacità di lavorare insieme. Quello è poi un altro passaggio che dobbiamo ancora costruire e ringrazio chi ha messo in piedi questo nuovo strumento, quello della coesione territoriale, partendo da Alessandria e poi a Casale, poi ad Asti, perché questo è un altro strumento che ci impone di costruire un metodo. Come rappresentante di una provincia, delle province del Piemonte, vorrei evidenziare, e chiudo perché intendo essere breve, come nello spirito stesso, nella natura, nella mission delle province ci sia proprio fare coesione, tenere insieme le comunità, i comuni, fare progetti di area vasta. Questo è una veste nuova anche rispetto al passato. Se rispetto al passato noi siamo molto indeboliti, ma come casa dei comuni, come area di elaborazione di politica di area vasta, abbiamo una prospettiva ancora più significativa. E quindi è fondamentale che con i comuni di riferimento del territorio, con i comuni più piccoli, con chi
rappresenterà la governance della coesione territoriale, ci siano le province allo stesso tavolo per condividere delle politiche in cui ciascuno poi farà la propria parte, noi anche con quel poco di struttura tecnica che c'è rimasta, ma particolarmente qualificata e comunque ormai prossima a riacquisire capacità d'azione, faremo tutto quello che c'è possibile. Grazie ancora a tutti voi e in bocca al lupo. Grazie a lei Presidente. Prima di passare la parola agli altri ospiti sindaci che sono presenti, do un attimo la parola al consigliere che è il promotore del progetto di inclusione territoriale, Gianni Ravazzi, per la spiegazione generale. Grazie mille. Sarò brevissimo, buongiorno a tutti, intanto grazie a tutti, no, come di secondo. No, intanto sono veloce. Queste. Scusate, soltanto per un piccolo passaggio prima di far parlare i sindaci capofila delle varie coesioni territoriali. Inquadriamo un attimo le coesioni territoriali che ci sono oggi in Piemonte, che sono la coesione bacino del Tanaro, che è l'area pilota per la regione Piemonte, ed è la prima che è partita, ma è partita subito con l'idea di collegarsi alle altre che poi sarebbero seguite. Abbiamo qui il sindaco di Casale Monferrato, che è la seconda coesione territoriale nata, con la quale peraltro stiamo già collaborando su alcuni progetti, il sindaco di Asti, che è la terza coesione territoriale che è nata, e poi abbiamo in rappresentanza il sindaco Stagnole Lanza, che è in rappresentanza dell'altra coesione territoriale che si sta definendo, e in rappresentanza dell'ultima coesione che è in fase di costruzione abbiamo il sindaco, in sostituzione del sindaco Perosino di Priocca, abbiamo il sindaco di Guarino. Semplicemente per dire che queste coesioni oggi stanno avendo uno sviluppo e stanno trovando la loro collocazione e manterranno la propria indipendenza, ma la nostra volontà, parlo di tutti quelli che sono qui presenti oggi, spero poi sia confermato da tutti, è quella di continuare il dialogo che è iniziato e proseguire lavorando tutti insieme. Perché la cosa positiva delle coesioni territoriali è che il beneficio di una coesione non è solo in quel territorio ma anche nei territori limitrofi. Quindi se più coesioni lavorano insieme, l'effetto domino positivo sarà su tutte le coesioni. Grazie, e a questo punto passiamo con i sindaci delle varie. Grazie mille consigliere, grazie per la sua spiegazione. Lascerei la parola ora al sindaco della città di Casale Monferrato, Federico Rivolti. Grazie. Grazie a tutti, anch'io come l'amico Gianni cercherò di essere breve, lo ringrazio in primis per l'impegno che ha profuso in questi mesi nelle coesioni, voglio ringraziare l'amico Gnocchi che ci ha coinvolto il territorio monferrino all'interno di questa grande progettualità. Guardate, io sui bandi europei ho un vecchio pallino e una piccola esperienza, ho iniziato come il sindaco Cuttica a lavorare nei bandi europei con l'Agenzia di Sviluppo Lamoro, che è stato precursore in Piemonte sin dagli anni 90 delle programmazioni europee che oggi sono diventate protagoniste di tutti i dibattiti pubblici, in particolar modo perché quasi nessuno riesce poi a concludere davvero le progettualità. Ecco, le coesioni sono il modo con il quale portiamo a compimento la programmazione europea sui territori, sono il modo in cui evitiamo lo sperpero di denaro pubblico che è conseguente alla mancata progettazione da parte degli enti locali e delle imprese italiane, che fanno sì che circa il 50% dei fondi destinati dalla Comunità Europea tornino a Bruxelles senza essere investiti sul territorio, ed è lo strumento professionale col quale si sostengono i comuni. Diceva bene il vicepresidente della Regione che i comuni piccoli non hanno strumenti per progettare, non hanno strumenti per la progettazione europea, anche i medi comuni però non hanno strumenti, nel senso che fare bandi europei è quanto di più complicato vi sia all'interno della struttura pubblica. I comuni non ce la fanno, io ho avuto la fortuna nei miei anni di lavoro nel settore del freddo, dei frigoriferi, di partecipare a due programmazioni europee dell'Agenzia di Sviluppo Lamoro con le imprese, e devo dire che anche le imprese private hanno una difficoltà enorme a progettare e rendicontare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le coesioni assistite da professionisti, come quelli che ci hanno condotto fino a qui, sono lo strumento utile per poter accedere ai bandi e per poterli gestire al meglio. Noi ci siamo, il nostro territorio è unito, abbiamo avuto l'unanimità dei comuni dell'area e quindi come coesione insieme ad Alessandria e Asti ribadiamo la volontà di lavorare assieme e ribadiamo la volontà di
perseguire progettualità alte, comuni che possano far crescere tutto il territorio e non una singola parte. Grazie mille, signor Sindaco. Io lascerei la parola al Sindaco della città di Asti, Maurizio Arazzoni. Grazie per l'invito per questa giornata. Anche Asti, con altri 52 comuni della provincia, ha voluto immaginare che la coesione territoriale potesse essere lo strumento giusto per incanalare risorse e dare risposte ai nostri cittadini rispetto alle loro istanze. Partecipiamo oggi molto volentieri a questo incontro, perché se già era importante per noi collaborare con gli altri comuni del nostro territorio, può essere sicuramente ancora molto più importante creare una rete di relazioni sotto l'ombrello della regione che faccia mettere in rete i partenariati che sono nati su questo territorio. Si diceva 3 sono già nati, 2 forse 3 sono ancora prossimi a nascere. È uno strumento importante che può dare grandi possibilità se gestito correttamente, se affidato, giustamente sono d'accordo con il sindaco Ribolti, a persone, a professionisti che sappiano il lavoro che vanno a fare e che lo svolgono in modo professionale. Per cui semplicemente mi fermo qua dicendo che, per quanto ci riguarda, a nome degli altri 52 comuni della provincia di Asti che sono entrati nel nostro partenariato, noi siamo disponibili a fare dei percorsi insieme e a coordinarci nelle politiche che andremo a intraprendere. Grazie mille, signor Sindaco. Io lascerei la parola al Sindaco di Castagnole delle Lanze, Calogero Mancuso. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Ci sarò breve anch'io, ma la parola coesione verrebbe da dire, vengono da dire tante cose, verrebbero da dire tante cose. Io rappresento la coesione che, come denominazione, è a terra di Lambe e Montanaro. Perché dico? Perché Castagnolo, per chi lo conosce, è un confine, è un paese di confine. E allora, sotto la sfida, sotto anche lo sfronto della regione di Monte, particolarmente del presidente Fabio Carosso, abbiamo voluto unire in questa coesione anche i paesi delle Lambe, dove possiamo prendere anche esempi, perché i grandi produttori hanno fatto coesione anni fa e hanno fatto grandi cose perché si sono presi tra di loro, e quindi questo è da esempio. Noi dobbiamo quindi trarre tutti noi spunto da queste storie, da queste esperienze, e la coesione che sta nascendo, la nostra coesione in questo momento ormai sono a deliberare tutti i comuni, siamo prossimi i responsabili a seguire nei vari comuni per mettere in evidenza, per magari anche piccoli comuni come il mio, ma che rappresenta anche comuni importanti come Canelli, Nizza, Barbaresco, comuni importanti, possono mettere in evidenza i sogni nel cassetto di ognuno di noi. Però questa, la coesione non si deve fermare naturalmente solo tra i comuni, come si parlava alcuni minuti fa con il sindaco Cutica, anche tra province, tra comuni e province. Perché se si parla tanto di rete, se si parla tanto, bisogna fare il futuro. Questa è un'opportunità unica e non dobbiamo sicuramente lasciarcela scappare, ma perché ormai, insomma, questa è la strada da percorrere se vogliamo far sì che i nostri comuni siano all'altezza di quello che l'Europa ci chiede, che l'Europa ci può dare se saremo capaci di tutto. Grazie a tutti. Grazie mille, Alessio. Passo la parola al sindaco di Guarene, Simone Mazzoni. Prego, sindaco. Grazie. Buongiorno a tutti, sono l'unico pugliese sotto al tavolo, quindi grazie per l'ospitalità al sindaco di Alessandria, grazie all'amico vicepresidente Fabio Carosso per la sua presenza. Oggi rappresento il comune di Gioca, rappresento il senatore Perusino che vi saluta, si è raccomandato di salutarvi. Rappresento un territorio che è, diciamo, l'ultimo grande territorio di una parte del Cuneese, la provincia grande, quindi quella del Ferroero, della Langa del Barone e parte della Langa del Barbaresco e dell'Alta Langa, che confina, siamo proprio sui vostri confini, sia della provincia di Alessandria sia della provincia di Asti. Avete detto tutte le parole chiave che sono coesione, territorio, comuni, Europa e crescita. Crescita forse è proprio la parola più importante, la crescita che passa dagli enti locali, con in alto la regione Piemonte, le nostre province, i comuni,
che non hanno forze sempre di poter essere sul pezzo in queste situazioni, però Fabio Carossi ha detto benissimo prima, i soldi dell'Europa ce li ha, li distribuirà, la regione è il nostro partner importante, siamo pronti, voi siete più pronti di noi, vi ringrazio per questo, perché con gli occhi, con Riva, avete già portato avanti il discorso. Noi lunedì prossimo, una delle prime riunioni, formalizzeremo la nostra coesione, come territori sono sicuro che saremo pronti a partecipare a questi tavoli e a collaborare con voi. Vi ringrazio. Grazie. Io lascerei la parola adesso al rappresentante di Arena TV Video Servizi, la dottoressa Barbara Antostato. Ho sbagliato io la scaletta. Scusate se no. Ok, prego, grazie mille. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Sottolineo anch'io l'importanza e l'onore comunque di far parte del progetto. E come Atena Piemonte Video Servizi ci siamo subito adoperati nel fare qualche progetto, tra cui un canale tematico su YouTube dove abbiamo già pubblicato le prime interviste, e per questo devo dire anche grazie agli amministratori, ai primi sindaci che si sono adoperati a registrare, quindi grazie, non sono stati delle cavie, comunque sono stati gentilissimi. Se volete potete vedere le registrazioni su coesione territoriale area generale, questo è il QR code che permette di entrare direttamente e vedere anche le prime interviste. Non ci siamo fermati qua, nel senso che si è creata anche una piattaforma per comunicare, per la comunicazione, perché penso che la comunicazione sia un passo più che fondamentale per la conoscenza, una conoscenza che deve essere comunque a 360 gradi. Non solo, abbiamo anche investito risorse per la realizzazione di filmati professionali fatti da professionisti con mezzi autorizzati, e siamo intenzionati a farne ulteriori sempre di più, perché questo è sinonimo per tutti quanti di professionalità, di competenza e di collaborazione fra di noi. Sempre per far conoscere un territorio che non è soltanto bello, ma è molto di più. E con i filmati riusciamo a raggiungere questo intento, che deve essere comunque efficace, diretto e sicuramente di impatto emozionale. Per ultimo, il fatto di realizzare filmati, vogliamo anche corredarli di una traduzione in lingua inglese, spagnola e cinese, perché la conoscenza a 360 gradi non deve essere soltanto internosso, deve farci conoscere sempre di più al mondo, oltretutto perché il mondo sta diventando sempre più piccolo, perciò dobbiamo su questo adeguarci. E perché no, anche con queste traduzioni, permetterci a fianco, visto che l'online ci permette di essere vicini, con tutto il mondo. Per ora questo è tutto, invito assolutamente tutte le altre amministrazioni a farsi intervistare da me, e per far conoscere sempre di più il progetto, il territorio, i comuni, le caratteristiche, le peculiarità e anche, diciamo, i problemi che si intendono risolvere e si vogliono far conoscere per progredire, perché non è un problema, è un aspetto non ancora curato e quindi di sicuro verrà posto ancora di più in attenzione. Quindi per ora grazie assolutamente e mi aspetto più che numerosi. Grazie a lei per la spiegazione, grazie mille. Lascerei per ultimo la parola ai rappresentanti del Comitato di Coesione Territoriale, Luca Rima. Grazie mille.
Sì, buongiorno a tutti. Come prima cosa vorrei ringraziare il sindaco di Alessandria, Gianfranco Puttica, il consigliere Razzi, per essere stati i primi a credere nella coesione territoriale che il comitato ha iniziato a proporre dal 2016 nel territorio piemontese. E proseguo facendo i ringraziamenti ai sindaci Riboldi, Rasero, Mancuso, al senatore Carosino e a tutti i sindaci dei territori che hanno aderito e che stanno aderendo ai partenariati di coesione territoriale. Ringraziamento perché ad oggi, per la prima volta in Italia, abbiamo tre aree composte dai territori delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e Torino e altre due aree in corso di costituzione per oltre 250 comuni piemontesi. E confesso che il nostro operare come comitato di coesione territoriale sarebbe effettivamente servito a poco se non avessimo avuto l'opportunità di incontrare e di interagire con un numero sempre crescente di amministratori attenti ai problemi del territorio e interessati allo sviluppo dello stesso. Al di fuori dei dati che vi ho appena dato e delle statistiche, quello che veramente ha peso è che i sindaci dei suddetti territori abbiano compreso il valore della collaborazione e del diventare forti con l'alleanza, dando una nuova speranza ai cittadini e un esempio da seguire ai loro colleghi. Aggiungo che la coesione territoriale attraverso lo sviluppo di strategie condivise ha saputo attrarre l'interesse di imprenditori e delle aziende nell'investire sul territorio. Importantissimo con l'ordine del giorno per l'accesso diretto alle coesioni territoriali, delle coesioni territoriali al piano nazionale di ripresa e resilienza promosso dall'onorevole Molinari, si è compiuto un ulteriore passo avanti per i partenariati che oggi risultano in grado di poter colloquiare con istituzioni nazionali e europee. Come Presidente del Comitato di Coesione Territoriale io sono assolutamente orgoglioso del lavoro che è stato svolto sino ad oggi. Auspico che sempre più amministrazioni aderiscano a questo meraviglioso progetto di crescita per il quale il Comitato naturalmente resta a disposizione. Ha già parlato Barbara, io comunque voglio aggiungere che ritengo necessario per poter procedere nella realizzazione di questo ambizioso progetto che vi sia uno scambio quasi continuo di informazioni e che grazie a questo i cittadini e le amministrazioni possono essere informati su ciò che si sta facendo per il futuro del loro territorio. Ed è per questo appunto che ci siamo attivati per sviluppare questo canale Web TV che verrà poi in seguito affiancato a una pagina web di informazioni riguardanti i territori e la coesione territoriale. Io vi dico che il lavoro è ancora molto e vi ringrazio e vi saluto per l'impulso che avete dato al progetto. Grazie mille. Io se chiederei se qualcuno che ci segue da casa ha qualche domanda, qualche perplessità, qualche chiarimento da chiedere ai presenti di sala giunta, lo può fare volentieri. Mi è rimasto. Altrimenti lascerei la parola per i saluti finali al signor sindaco Gianfranco Puttica e Greg Ilastro. Se non c'è nessuno che vuole intervenire volentieri, io parto per la fase conclusiva, perché di solito noi sindaci devi iniziare e devi concludere. Concludere è più semplice perché gli altri hanno già parlato, è difficile avviare le disquisizioni. Ma io concludo volentieri sostenendo due o tre riflessioni. In primo luogo davvero ringrazio di cuore tutti coloro che oggi hanno partecipato, i miei colleghi sindaci, presidenti di provincia, la regione, il vicepresidente della regione. Perché? Perché la cosa mi rende felice, provo a dirlo diversamente, non scandalizzatevi, ma oggi sentire parlare in Alessandria di Canelli, Barbaresco, Nizza, scusate, mi riempie di gioia, perché invece di fare i soliti discorsi di competitività e di chiusura tra uno e l'altro, cominciamo a fare discorsi territoriali vasti. E questo non può che riempirmi di gioia, perché io credo fortemente in queste possibilità.
Ecco, che si sia verificato qua veramente mi rende molto felice. L'altro aspetto che non ho sottolineato prima, ma mi unisco con chi l'ha già fatto, e beh, insomma, un ringraziamento a chi ha presentato l'ordine del giorno, all'onorevole Molinari, lo voglio fare anche amplificato, perché è stata un'operazione molto interessante, geniale, e che ci apre una strada, poi la strada dobbiamo farla noi, non è che presentato l'ordine del giorno abbiamo finito, no, lì è il punto di partenza, adesso tocca a travagliare, questo è il punto essenziale, però chi gli dà l'opportunità di lavorare per crescere, gode tutto il mio apprezzamento, come credo l'apprezzamento di tutti i presenti. Grazie al presidente della provincia di Asti che ha citato la mia fissa, io ho delle fisse, purtroppo la veneranda età fa sì che sia quasi un portello sclerotico, però ha citato un dipinto del 600 che rappresenta la vita sul fiume Tanaro. Bene, io voglio, non è che debba illustrarla, ma voglio dirvi una cosa a tutti coloro che sono amministratori e così via. A volte l'arte antica è fonte di ispirazione per azioni che si svolgono poi nel periodo contemporaneo. Il saper vedere e sapere cogliere la suggestione a volte ci dà davvero delle possibilità. Quindi quello che ha detto il vicepresidente della regione parlando dell'Asta del Tano, parlando dei castelli, guardate che non è affatto una cosa buttata per aria, ma è fondamentale, perché comunque noi dovremo vendere, in senso di presentare, non svendere, vendere la nostra cultura, il nostro territorio, che è l'elemento di garanzia del vostro prodotto. Su questo non ci piove, è la cultura e la nostra storia che diventano i garanti delle nostre produzioni. Allora, o capiamo questo e ci lavoriamo insieme, che sia Alba, qui sia A, che sia Alessia, non è niente, o lavoriamo tutti in questa direzione, oppure il percorso sarà molto più faticoso e con mille punti interrogativi sulla riuscita e sul raggiungimento degli obiettivi. Proprio per questo motivo mi sento di nuovo in dovere sottolineare e il mio ringraziamento a tutti i presenti e a tutti voi che avete voluto seguire attentamente questa conferenza stampa. Una nota di elogio al comitato di coesione, i rappresentanti del comitato di coesione territoriale, che insomma sul piano ideativo, tecnico, si sono fatti, scusate la dicitura de volgari eloquenze, un mazzo così, e anche tutti coloro che all'interno dei diversi enti e istituzioni, dalla regione, il mio comune stesso, c'è gente che su questo tema, devo dire, ha lavorato a pancia terra, e scommettendoci così come ci abbiamo scommesso noi, ecco, una scommessa è un tentativo, e credo che questo lavoro fatto, che continueranno a fare, sarà un lavoro molto importante, darà certamente dei frutti, soprattutto pensiamo a un sistema attraverso il quale il territorio può avere un validissimo percorso di, io la chiamo, progettazione permanente, che vuol dire stare sempre aggiornati sulle cose, raggiungere gli obiettivi, rendersi conto che il mondo cambia e quindi le cose vanno modulate e rimodulate. Ma questo lo riesce a fare solo se hai un dialogo continuo e quindi sei pronto a mettere in discussione i percorsi che hai intrapreso e saperli rimodulare al meglio con delle risposte veloci, perché in molti casi il nostro paese, quindi sto dicendo Alessandro, Casale, che purtroppo a volte è sempre in ritardo sulle cose, quindi noi dobbiamo recuperare
recuperare questa lentezza, no? E tentare di snellire i processi. Secondo me questo è un sistema faticoso, perché è faticoso, ma estremamente interessante per riuscire a snellire i processi e arrivare ai risultati. Quindi grazie della paziente attenzione che avete avuto, sono onorato, mi ha fatto molto piacere di avervi qua e sarò ancora più onorato e contento di poter lavorare con tutti voi quotidianamente. Grazie mille ancora signor Sindaco per la sua conduzione. Io ringrazierei a questo punto tutti i presenti sia in sala giunta che tutti i presenti attraverso il web. Grazie ancora e alla prossima e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.